Sparta sorgeva lontana dal mare, nella penisola del Peloponneso. A differenza delle altre polis greche, non ebbe mai una flotta. Sorgeva ai piedi del monte Taigeto, in una stretta valle bagnata dal fiume Eurota. La struttura di Sparta era diversa da quella delle altre poleis. Era formata da 5 villaggi, collegati tra loro da strade, e non aveva le mura di cinta, l'agorà e l'acropoli. Il potere economico era in mano agli spartiati, i membri delle famiglie guerriere più antiche, che possedevano anche tutte le terre e le ricchezze della città. Il potere politico era affidato a un gruppo ristretto di spartiati. Questa forma di governo si chiama oligarchia. Il termine oligarchia deriva dalle parole greche oligoi, che significa pochi, archè, che significa potere. Con questa parola si intende una forma di governo in cui il potere è esercitato da un gruppo ristretto di persone. Vediamo adesso com'era organizzata la vita politica di Sparta. Secondo la tradizione fu Licurgo che dette una costituzione agli Spartani. In realtà oggi gli storici sono concordi nell'affermare che Licurgo è semplicemente una figura mitica, un mitico legislatore. Questa costituzione quindi non fu in realtà opera di un solo uomo, ma si andò definendo nell'arco di più secoli. Possiamo definirla completata intorno al VI secolo a.C. Abbiamo innanzitutto la Apella. L'Apella era l'assemblea degli omoioi, l'assemblea cioè degli spartiati, degli uguali, a partire dai 30 anni. L'Apella eleggeva la gerusia, che era una sorta di consiglio degli anziani composto da 28 geronti che erano dei nobili oltre i 60 anni e ricevevano questa carica a vita. I geronti avevano potere legislativo e anche giudiziario. Facevano parte della gerusia anche i due re, i due basileis, quindi possiamo definire quella spartana una diarchia. Si definivano Eraclidi, cioè discendenti di Eracle, e il loro titolo era ereditario. Erano capi militari e religiosi, ma le loro funzioni politiche erano piuttosto limitate. Molto più importante era invece la magistratura dei 5 efori. Efori significa sorveglianti e appunto erano i custodi non soltanto della legge, il nomos, ma anche dei buoni costumi. Spettava a loro la proposta legislativa. Duravano in carica per un anno e fra le loro mansioni c'era anche la politica estera. Secondo lo storico Senofonte, la Costituzione di Licurgo era un esempio di combinazione di oligarchia, monarchia e democrazia, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. L'ordinamento spartano è un ordinamento prettamente oligarchico, anche perché l'assemblea, l'apella, era un luogo in cui non c'era un dibattito, una discussione. Tutto era estremamente disciplinato secondo un rigido codice che era il codice militare. Era ben più importante rispetto all'assemblea la gerusia, cioè il consiglio, e come abbiamo visto molto molto importante era il ruolo degli efori. Quindi possiamo definire tranquillamente la polis spartana una polis oligarchica.